nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Eccellenza, per etichetta devo usare il lei. La accogliamo con immensa piacere, con immenso piacere e commozione in questa chiesa che è la chiesa patronale di Fano, quindi è casa sua, è benvenuto, non possiamo dirlo, però come frati Cappuccini, anche a nome del nostro ministro Fra Sergio che è in Africa, partito proprio ieri, la accogliamo con davvero con grande amore e commozione, perché i Cappuccini sono a servizio di questa chiesa esattamente da 100 anni e speriamo di fare bene questo servizio per tutta la città e la diocesi. E, ecco, come frati Cappuccini noi rinnoviamo sempre la nostra sottomissione, come dice San Francesco, e devozione verso di te. Che il Signore ti benedica, ti custodisca e ti faccia riempia dei suoi doni per governare questa chiesa. E la messa che viene celebrata oggi, che viene la melodia della messa, è stata composta dal nostro rettore Fra Giuliano Viavi, come anche a te è dedicata questa, ho detto che avrei usato il lei, mi sono già dimenticato, a lei è dedicata questa l'antifona finale che ha scritto proprio per questa occasione Tu es Sacerdos, e tutti insieme ci uniamo alla gioia di averla in mezzo a noi. Grazie, grazie. Ringrazio i padri Cappuccini per questo saluto, ringrazio anche per il pensiero di dedicare a me all'inizio del mio servizio qui in diocesi l'antifona finale. Chiediamo al nostro patrono di intercedere per noi. Davanti a questo altare presentiamo anche la nostra richiesta di perdono. La festa del patrono è la festa della concordia di tutta una città e di tutte le comunità. Chiediamo che la pace, la comunione, l'amicizia siano sempre più forti della tentazione di dividerci, della tentazione di essere nella discordia. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto,
excelsis Deo. O Dio, luce e pastore dei credenti, che hai costituito San Paterniano, vescovo della chiesa di Fano, per illuminare il tuo popolo con i suoi insegnamenti e guidarlo con l'esempio, donaci
per sua intercessione di testimoniare la fede che ha insegnato con la parola e di percorrere la via che ha indicato con l'esempio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. Signore, ascolta
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, voglio infatti che sappiate quale dura lotta io devo sostenere per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così, intimamente uniti nell'amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti. Infatti, anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Parola di Dio. Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto,
e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Grazie, Paterniano, nostro Vescovo, per il tuo lavoro, per la tua dedizione, per la tua missione, per la tua opera. Io raccolgo il frutto di ciò che tu hai seminato. Dice Gesù nel Vangelo, alcuni seminano, altri hanno la fortuna di mietere. Io vengo a raccogliere il frutto di ciò che altri hanno seminato e oggi sono qui a ringraziare il patrono per il lavoro di tutti voi e perché mi permettete di gustare il frutto di questa Chiesa. Mi permettete di poter accogliere la vostra testimonianza di fede, quella che Paterniano ha annunciato alle origini, alle radici di questa storia. Sono qui, Paterniano Vescovo, nostro patrono, per chiedere il tuo aiuto, per chiedere la tua protezione, la tua intercessione. Lo faccio per me all'inizio del mio mandato, lo faccio per tutti i miei fratelli e sorelle che sono qui oggi e per questa Chiesa. Assistici, accompagnaci con la tua preghiera. Dona forza e sii accanto a coloro che hanno delle responsabilità nel campo della politica, all'interno della società civile, nel campo delle istituzioni. Dona sempre una coscienza limpida e la forza per dire sì ogni giorno a ciò che la vita ci chiede. Ti ringrazio, Paterniano, perché leggendo alcune notizie della tua storia di santità ho potuto scorgere diverse modalità di vivere oggi la fede, diverse possibilità di espressione del cristianesimo. La prima nel tempo della persecuzione, nel tempo della prova, è quella che più fa nascere la nostalgia di una autenticità e di una risposta piena di coraggio. A me capita, quando la vita mi mette alla prova o quando il Signore me la manda, di essere più concentrato, di essere più attento alla preghiera, più vicino al Signore, di sentire più forte il senso della vita e ciò che sta succedendo, di essere anche più vicino a chi soffre e a chi sperimenta la prova come me. Quando siamo nel Getsemani,
nella passione sentiamo forte l'efficienza di gridare Abba, Padre, e sentiamo che senza la sua luce non possiamo farcela. Poi arrivano altri tempi della vita e lì siamo chiamati a verificare le condizioni di vivibilità della fede e del cristianesimo. Quando le cose vanno meglio, siamo tentati di dimenticare l'autore della vita. Siamo tentati di accomodarci o di divagarci, di pensare ad altro, di sfuggire a ciò che la parola di Dio ci chiede. Siamo più distratti. È quella che i padri chiamano la mollizie del tempo della fine delle persecuzioni, quando il cristianesimo si diffonde e quando c'è tempo di pace. Quello è anche il tempo in cui siamo tentati di abbandonare Dio. Troppo comodi, troppo immobili, troppo sicuri di noi. E allora dice la scrittura, dice San Paolo, chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Ed è proprio quando siamo tranquilli e beati che qualche volta inciampiamo e torniamo a cadere. Ma la vita è fatta così, di alti e bassi, di morti e di resurrezioni. E chiediamo dunque a te, Paterniano, di rialzarci ogni volta che cadiamo e che la tentazione vince su di noi. E chiediamo a te il coraggio, la franchezza per esprimere la nostra fede e per dire chi siamo con autenticità e con genuinità. Nella tua vita, Paterniano, si scorge la traccia della storia di salvezza. Ho letto da qualche parte, e non nascondo che dovrò imparare a conoscerti meglio, che hai attraversato il fiume, sei andato dall'altra sponda, hai abitato nelle grotte, prima di essere richiesto come vescovo, a gran voce da tutto il popolo. Attraversare il fiume, guadarlo, significa uscire ed entrare dalla terra promessa, superare i confini, guardare oltre, per poi rientrare, come accade al popolo di Dio, che abita la sua città, Gerusalemme, ma che viene portato anche fuori dalla città, schiavo a Babilonia, fa esperienza dell'esilio, fa esperienza della prigionia, la cattività, la prigionia. Nella tua vita, Paterniano, abbiamo visto queste tappe, queste esperienze, guardare il fiume, uscire per poi rientrare. E anche questo è positivo, anche questo ci fa bene, perché significa che possiamo ripetere ancora oggi i capitoli della storia della salvezza. Siamo chiamati a scrivere pagine di salvezza e a raccontare la salvezza delle nostre storie. Ognuno di noi ha scritto e potrà ancora scrivere salvezza della sua storia e storia della salvezza. Paterniano, tu ci insegni, infine, a annunciare il Vangelo, a trasmettere la fede nell'oggi, compito quanto mai impegnativo, difficile. Come raccontare la fede in questo tempo post-umano? Non più umano, ma post-umano. Che cosa dobbiamo fare? Insegnacelo. Ottienici da Dio dei buoni consigli. Sii per noi davvero pastore saggio,
che dal cielo ci ottiene le grazie che ci sono necessarie. Intanto una cosa possiamo farla. Oltre a sapere che cosa dire e a pensare che cosa dire, è importante imparare il come, quomodo, in quale modo dire. Il come è essenziale, corrisponde un po' allo stile che abbiamo. È importante sapere cosa dire, ma è anche importante sapere come dirlo. E questo ci permette di stabilire ponti e di costruire relazioni. Basta il tono della voce a volte per interrompere una relazione. Come dire è importante. Paterniano, tu hai conosciuto il tempo del paganesimo, ma hai saputo avvicinare le genti, i gentili. E questi termini ci portano ad un terzo vocabolo che piace al Santo Padre Francesco: gente, gentile, gentilezza. È la chiave del come, è la chiave dello stile. Senza la gentilezza non potremo incontrare i gentili. Senza uno stile non potremo evangelizzare le genti. Non ho letto gli studi sul cristianesimo come stile, so che ci sono e magari sarà bello approfondirli, ma intuisco che questo è un compito che dobbiamo svolgere. Paterniano, nostro patrono, tu che hai evangelizzato le genti, aiutaci ad essere gentili. Noi ti ringraziamo, io ti ringrazio, noi ti invochiamo, intercedi per noi. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Preghiamo insieme.
e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore, perché la Chiesa di Cristo resti sempre fedele alla sua missione di madre e maestra nella fede e nella vita cristiana. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la nostra comunità diocesana sia unita nel desiderio e nell'impegno di riscoprire ogni giorno i veri valori della vita, per viverli alla luce e con la grazia dello Spirito Santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il nostro Vescovo Andrea, successore di San Paterniano, possa svolgere la sua missione con coraggio, dedizione e amore, sostenuto dalla preghiera e dalla comprensione dei fedeli a lui affidati. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti i visitatori e devoti di San Paterniano possano sentirsi maggiormente impegnati nella vocazione cristiana e ritornare nelle loro case più ricchi di fede e di generosa bontà. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio onnipotente, che hai guidato la Chiesa attraverso i santi, fratelli fragili come noi, ma di noi tanto più coraggiosi, rendici partecipi della loro fortezza nel percorrere la strada della giustizia, della verità e dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, sappia offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il sacrificio del tuo popolo e i doni che ti offriamo in ricordo del Santo Vescovo Paterniano, all'ode della tua gloria, affinché diventino per noi sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Paterniano ha portato alle genti l'annuncio della salvezza e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli,
nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, i gloriosi martiri, San Paterniano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di unione fraterna, cantiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa,
comunione verrà distribuita qui nella navata centrale, sia davanti all'altare che a metà navata. Ci saranno i ministri anche all'altare del Santissimo Sacramento e qui alla cappella di San Paterniano. Thank you.
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa che, seguendo l'esempio di San Paterniano Vescovo, ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Due avvisi brevi. Le messe vespertine sono celebrate alle ore 18:30 e alle ore 21. Quest'ultima sarà presieduta dal Vescovo Andrea. Infine un invito affettuoso: uscendo dalla basilica sulla destra trovate la vesca di beneficenza. Il ricavato è devoluto interamente alle missioni dei frati cappuccini in Africa. Io devo vincere la bicicletta per circolare in città. Siccome non l'ho portata, la bicicletta la vinco io. Bene, e permettetemi di dire ancora una volta grazie al sindaco, all'amministrazione comunale, alle autorità civili e militari per l'impegno profuso in queste due giornate intense di festa, e di dire grazie a tutti voi per la stupenda accoglienza che ho ricevuto. Riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Grazie a Dio.